Mi chiamo Paola e sono una consulente moda. Quando ho deciso di andare a vivere negli Stati Uniti per un paio d'anni, da lì è anche nata la mia passione per la moda, rientrando a Milano, tra l'altro, dove ho fatto un master in fashion. Ho capito che quella era la mia strada. Da subito, per la posizione che avevo assunto, oggi ho cominciato a girare il mondo, a conoscere altre culture. Quindi, diciamo, vivevo con la valigia in mano. La mia prima impressione arrivando in Asia è stata scioccante, ma bellissima. Sentivo intorno a me questa energia pazzesca, questo dinamismo, la confusione, proprio l'opposto appunto della provincia da dove arrivo io. Olivia mi ha insegnato a lasciarmi un po' andare, nel senso sono sempre stata maniaca dell'organizzazione. Ovviamente quando diventi mamma tutto ciò vacilla. Olivia parla tre lingue, italiano a casa, con me, mio marito, e con la tata all'asilo parlano cinese. Infatti ci sono degli episodi simpatici dove io non capisco quello che mi dice la babysitter, allora chiedo a mia figlia cosa ha detto e lei me lo traduce in maniera anche molto locale, penso che abbia un accento abbastanza local. Secondo me le donne sono oltre perché comunque anche nelle difficoltà riusciamo sempre a trovare delle soluzioni. Lo vedo io su me stessa che da iperorganizzata, ipermeticolosa, comunque ho dovuto rimettermi in gioco. Prima le mie priorità era tutto, ora con una bambina ho dovuto comunque capire quali effettivamente erano le cose importanti.